in qualche cerimonia ufficiale. Sta promettendo pulizia e giustizia e poi, finita la cerimonia, andrà ad avvelenare qualche altro pezzo della nostra bella terra o a brigare per depistare il lavoro della magistratura. Ecco, io a Giorgio Maremmi oggi voglio dire grazie, perché grazie al suo sacrificio che noi siamo più vicini alla verità. E anche se la battaglia non è ancora vinta, io gli voglio dire che noi saremo qui a vigilare, a indagare, per fermare chiunque voglia speculare mettendo illecitamente i propri interessi al di sopra di quelli della comunità.